I finanzieri del Comando Provinciale di Teramo, dopo lunghi e complessi accertamenti svolti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito il sequestro di una villa di pregio del valore di 1.400.000 euro all'imprenditore teramano Aldo Di Francesco. Di Francesco è noto in città, ha un passato da immobiliarista ed è stato editore dell'emittente televisiva locale Teleponte. L'edificio sequestrato era già stato posto all'incanto da Equitalia per il recupero di debiti tributari accumulati dalla società di cui Aldo Di Francesco era amministratore unico, rientrando però in suo possesso attraverso un prestanome che, aggiudicatosi all'asta l'immobile per un importo di 405.000 euro, lo faceva successivamente confluire a titolo gratuito in un fondo patrimoniale, appositamente costituito e riconducibile al coniuge convivente dell'imprenditore. Nella nota diffusa dalla Guardia di Finanza di Teramo si legge che investigazioni tecniche, bancarie e patrimoniali hanno provato da un lato la pericolosità sociale dell'imprenditore, dall'altro che il bene immobile era rientrato per mezzo di artificiose operazioni negoziali nella disponibilità dello stesso, permettendo agli organi inquirenti di disporre la confisca dell'immobile di pregio, provvedimento emesso dal Tribunale dell'Aquila competente per le misure di prevenzione patrimoniali in ambito regionale. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Teramo hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un imprenditore. Questi, che annovera vari precedenti penali per soprattutto finanziari come la bancarotta e l'evasione fiscale, era rientrato in possesso di un suo bene, una villa di pregio, sottratta alla sua disponibilità a seguito del fallimento. L'aggressione patrimoniale si dimostra ancora una volta come il mezzo più efficace per contrastare la criminalità anche economica. L'immobile di pregio, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Teramo, è situato nella zona residenziale di Fonte Baiano e si compone di una grande villa con annesso giardino di 735 metri quadrati.